Amici carissimi del canale Lupus Second Side, ben ritrovati al vostro Filomeno Minonzio. Allora, ritorniamo all'interno del nostro garagino e mettiamoci subito all'opera perché c'è tanta carne al fuoco, signori. Una Nissan 370 Zetanismo. Sì, subitissimo. Accettiamo l'ordine. Mi piace, mi gusta. Questa ragazza è da portare. Questa ragazza è da accendere immediatamente. Accendila. Ai, brutto segnale questo, signori. Va bene, portiamola subito in garage e andiamo a vedere di che cosa si tratta. Cara macchinina, che cosa c'hai che non va? Che sei così tanto carina, eri meglio comunque bianca. Al solito rebus. Non si sa. Allora, ma almeno ci dice qualche cosa lui? No. Il motore sta funzionando, ma in modo irregolare. Quindi c'è qualche cosa nel motore. Individuo tutto. Madonna mia, ragazzi. Mi sa che ci basterà per tutta la puntata di oggi, no? Le sospensioni battono. Le sospensioni sono allentate. Revisione e riparazione generale delle sospensioni. Altri compiti. Cambia liquido lavavetri. Allora, ragazzi, vabbè, abbiamo capito, va. Mettiamoci subito al lavoro perché qua c'è tanta ma tanta. Guardate intanto che bella. Vi piace? Interessante. Allora, apriamo subito sto corfano e andiamo a vedere la situazione. Subito, già vedo io qua. Vedete, carte del motore. Via. Vedete, così, guarda come subito. Percezione. Qualcosa mi dice 3%. Ok. Che tristezza. Il radiatore, che tristezza. Ma che... L'intercooler, ma che tristezza. E allora, fai una cosa. Alziamola. E cominciamo a togliere un po' di impedimenti là davanti. Cioè, carrozzeritamente va bene la macchina. A livello però, purtroppo, di... Guarda qui che cremagliera, è diventata una crema. Allora, l'intercooler medio, via. 10%. Poi che cosa abbiamo da queste parti? No, questo d'Albano motore, va bene. C'è qualcosa che posso togliere da qua sotto? Per esempio. No, vabbè, filtro d'olio va benissimo. Qui ci sono boccole, cose. Guarda qua. Porca miseria, ogni volta. Va bene, andiamo. Allora, tendi cinghie, via. Guarda qua, che cosa, che tristezza che ho appena visto, guarda qua. Pompa del sepostezzo, via. Alright. Alternatore, immediatamente. Toglimi l'alternatore perché fa veramente cagare. Poi, 28%, eppure sembrava peggio. Poi. Ecco, già vedo io qua dentro canali di iniezione che non va bene. Allora. Toglimi questo carter del motore. Guarda qua già che cosa vedo. Un V6. Sei galvole. Veramente molto interessante. Valvola a farfalla. Ciao. Guarda anche là dietro cosa vedo nei miei occhi. C'è anche un bel filtrino del carburante da mandare via. E qua dentro c'era qualcosina che dovevamo sistemare. Ma già là sotto vedo tanta roba arrugginita. C'è tanta carne al fuoco, signori. Ormai stiamo diventando talmente bravini che riusciamo ad individuare con una certa facilità cosa ci serve. Abbiamo 10.494 pippi. Sai che con questa... Questa è ovviamente parte di un DLC. Ecco qua. Vedete, guardate qua. Guardate, canale di iniezione. Via. Poi, vedo qua roba arrugginita. Calotta albero a camme. Bobina. Come vanno le bobine? Tutto bene a casa? Allora, bobina 2 e Bobby solo 3. Via questa coperchio della testata. Ci sono candele che fanno veramente cagare. Queste sono bobine. Sono tante cose da dove... Guarda là. Madonna mia, che tristezza, che angoscia, che disperazione. Eccetto che il motore non ti va bene. Qui c'è veramente un disastro nucleare. Siamo a fare una puntata di Chernobyl. Una condizione disperata. Non ne hai praticamente più.
Cioè, con questa tu praticamente non puoi andare al party. Quindi non ti puoi, non puoi andare a donne assolutamente. Cioè, proprio te lo puoi scordare. Candela come siamo messe? La togliamo a candela, non si sa mai. No, 82% va bene con le candele, non hai bisogno. 71% questa ancora te la puoi tenere. No, no, ok. Bilanciere, questo va bene pure. No, e c'è da togliere questo, ragazzo. Quindi, per togliere questo, che dobbiamo fare per togliere questo? Vediamo. No, 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 no. E mi devi fare togliere questo discorso qua, sei sicuro di quello che stai dicendo? No, infatti c'è da togliere il collettore di scarico. Bene, 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 bene. Signore, prevedo oggi soldi. Oggi prevedo veramente un po' di soldini con questo lavoretto qui. Sempre se riuscissimo in tempo a fare quello che dobbiamo fare. No, 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 che cazzo stai facendo? Ok, vediamo. Minchia, dobbiamo smontare tutto questo discorso qui. Dobbiamo, bene sì, smontare tutto questo discorso qui. Vabbè. Una spruzzatina. Ok. E ok, via. Poi, guarda qua, guarda qua. Qua ancora non me lo fai togliere questo. Cioè, dobbiamo togliere tutto il comparto. C'è poco da fare, quindi è inutile che stiamo lì a cincischiare. Oggi non andiamo a casa molto presto. Guarda qua, guarda qua. Tutto dobbiamo togliere, tutto, tutto, tutto. Purtroppo questi sono pezzi rognosi. E quando vanno purtroppo a rompersi questi pezzi interni al motore, poi c'è tutto da rifare, capito? Questo è il problem. No, questi qui sono pezzi buoni. Puleggia. Dobbiamo togliere questa copertura in modo tale che possiamo accedere alla parte interna. Rullo conduttore B. Ora probabilmente mi chiederà di togliere il filtro dell'olio, ma noi dobbiamo svuotare il... dobbiamo svuotare la coppa. Questo qua non posso togliere nulla, vero? Birbacchione che non sei altro. Questo, questa sta del velivolo, questa la posso togliere? Ma questa a me non mi interessa. Mi sa che dobbiamo staccare... allora, dobbiamo togliere, spurgare l'olio. A questo punto fai una cosa. Dobbiamo alzare la macchina, questo senza ombra di dubbio. Spurghiamola dell'olio. Mettila sotto la macchina. Sotto la macchina. Oh! Che vuol dire usa la cassetta per migliorare? Che ci devo migliorare qua, scusami. Bello! Allora, mi servi, mi servi. Oh, ecco, perfetto, ora ci siamo. Usa, usa, usa. Ok. Era piena. Però, sti cazzis... allora, sposta e riponi, riponi e togli a questo punto, esatto, il filtro dell'olio. E adesso possiamo togliere anche la coppa dell'olio. Ma la coppa dell'olio perché, scusami? Siamo sicuri che bisogna togliere la coppa? Sì, perché è attaccata. Chia? Ragazzi, qua il lavoretto langue, eh? Sarà un lavoretto coi fiocchi. C'è anche una cremagliera da togliere. Allora, qui mi pare che va tutto bene. Dobbiamo togliere adesso... no, il motorino d'avviamento non c'è bisogno. La cremagliera purtroppo dobbiamo smontare poi le ruote. Va bene, da qua non abbiamo bisogno di fare altro. Quindi fai una cosa, vediamo se possiamo adesso accedere al vano interno. Per tutto sto bordello... ah, aspetta, aspetta, aspetta. Tutto sto bordello per togliere sta cosa... ok, adesso lo possiamo togliere. Carte della distribuzione. Madonna. Via. Via, 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 via. Via. Quanti bulloni. Se uno perde tre quarti d'ora solamente per togliere tutti questi 200.000 bulloni che ci stanno. Vai, via, 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 forza. Oh, adesso possiamo già entrare all'interno. Vedete, guarda che bella situazione che c'è qua. Per fare ciò... che cosa dobbiamo togliere? Questa roba qui? Questo qui? No? 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 Ecco, questo. Guida della distribuzione. Ok, a 79% gli va più che bene. Dai, dai, dai. Ecco, qua. Guida della distribuzione B. E questa va pure bene. Dai, dai, dai. Ok, cinghia, cinghia, via. Canale di distribuzione. E questo va benissimo. Ancora qui non mi... ecco. Oh, qua ci siamo. Ok, catena della distribuzione. Albero a gomme. Ancora non lo posso togliere questo discorso? No. Ingranaggio. Ancora non si può togliere.
pompa dell'acqua. E vedete, si deve smontare tutta la cover. Presumo anche questa, no? Giustamente. Ma da qua quindi non è ancora niente, vero? No. Vabbè. Ci siamo? Oh, adesso ti posso togliere ancora bulloni. Cazzarola, ancora bulloni. Yes. Ok, adesso forse sì. Oh, perfetto. Calotta dell'albero a camme. Questa va via. Un lavoretto proprio. Se riusciamo a farlo in tempi record. Anche questo va via. E anche questo va via. Ok, qua mi pare che abbiamo ripulito tutta la situazione. Ora io sono curioso di vedere un attimino stato della vettura. Allora, qua abbiamo trovato tutto tranne un ultimo pezzo. Quindi la parte del motore ci manca un pezzo. Qui abbiamo trovato quasi tutto. Gli mancano ancora 4 pezzi qui. E vabbè, quelli sono. Il motore fa un rumore strano. 3 su 6. Qua non abbiamo trovato niente perché non abbiamo smontato niente. Quindi praticamente, ragazzi, ci sarà da smontare altra roba. Quindi vediamo la bobina d'accensione. Togliamo questa roba qui. A questo punto togliamo tutti e due i lati. Poi smonta... sì, vedo anche le candeline che non vanno molto molto bene. Fammi una ripassata anche qui. Una bella sprayata qua. Bene così. Via via. 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 Ok. Sì sì. Ah, ecco, vabbè. Vabbè. C'è lo schifo anche qua. Ok, c'è lo schifo anche qua. Collettore di scarico. Via via. Via via. Via via. Via via. C'è una candela pure che fa cagare. La vedo già da qua. Questa qui. Vedete? 2%. Queste qui comunque le smontiamo. Ma tanto non ci serviranno. Ce ne servirà probabilmente solo una. Ok, qui poi bisogna smontare. Vediamo, Dai, da questa parte qua. Ok. No, non ho capito, ho capito. Le calotte. Queste belle calottine qua. Una è pure arrugginita. Come fai a tenermi un macchinone di questo in condizioni praticamente da macello? Perché hai lasciato un macello in questa macchina, ragazzo. Io non ho idea di quanto... Forse è una donna a portare questa macchina. Non me ne vogliono le donne, ma abituato con mia madre che finisce sempre per arrivare a farle spasciare le macchine prima di andarla a fare controllare. Cioè, quindi sono... Prima la macchina si deve distruggere per andare da meccanico. Non se ne fanno controlli di routine, capito? Si fanno solamente quando la macchina è proprio devastata. Allora, vediamo, forse abbiamo... No, qua ancora manca. Qua ancora ne mancano 3. Qua ne manca 1. Ci stiamo avvicinando. Però mancano ancora pezzi. Vuoi vedere che c'è qualcosa nella zona del cambio? Senti, se togliessimo la cremagliera, così ci facciamo subito, andiamo a vedere, andiamo ad alzare un attimino. Alzare la macchina già è alzata, quindi va benissimo anche così. Qua, guarda quanta roba. Guarda qua, madonna. Vabbè, pneumatico sportivo, leva tutto. Molta eleganza, così dopo. Ok. Allora, qui come siamo combinati? Qui bisogna per forza di... Ecco, attenzione. Biela d'accoppiamento esterna. Via. Ok. E biela d'accoppiamento interna. Via. E poi dobbiamo andare dall'altra parte. Qui non mi sembra che le ruote abbiano necessità di aver cambiato qualcosa. Però da questa parte qui... Sì, vedo qualcosa. Vedo. Oh, un bel cerchione 370Z. Guarda che bellezza. Bene così, ok. Allora sì, qua mi pare che c'è qualcosa da dover sistemare. Vedo un cuscinetto per il mozzo della ruota che è al 10%, ok. Poi, in realtà qui non c'è bisogno della biela d'accoppiamento, però dobbiamo togliere la cremagliera. Quindi qua, via. Ok, forse adesso possiamo accedere alla cremagliera da sopra il ponte, da qua in bagno. Grazie mille. Alza questa macchina, per favore, ok. Toglimi sta cremagliera. Ok, togli sta cremagliera. Bene così.
Ok, allora vediamo adesso la situazione. Rimane comunque il problema che non abbiamo trovato un pezzo per il motore. Qui tre pezzi non trovati, qui un pezzo non trovato, qui un pezzo non trovato, qui un pezzo non trovato, qui tre pezzi non trovati. Che rottura di palle! Allora, andiamo a vedere magari dietro se troviamo... Ah no, qua è, guarda, guarda, guarda. Uno, via, tac. Ok, qui abbiamo trovato un altro pezzo. Qua dietro, guarda che bellezza qua dietro. Guarda che carine queste sospensioni, guarda che... Questa è bellina, quell'altra è moda, poverina, così bellina questa sospensione. Leva subito questo ammortizzatore, va, bellino. Delicatissimo, delicatissimo. Poi, vedo, che vedo? Vedo. Stavo giocando a poker, vedo. No, qua dentro non mi pare che ci sia nulla di ambiguo. Vediamo. Qualche boccolina. La boccolina no. Qua vedo un dado arrugginito che mi farebbe pensare a un qualcosa interno che non va bene. Questa boccola in gomma. Fammi salire un attimino, fammi vedere la boccola in gomma. Questa boccola in gomma fa cagare. La boccola in gomma fa veramente cagare. 10%. E poi vediamo. Allora, sempre qua pezzo non trovato, questo è il motore, se ne parla dopo. Qua abbiamo trovato le sospensioni, abbiamo trovato tutto quello che ci serve. E qui abbiamo trovato tutto quello che ci serve. Mancano probabilmente altre due boccole in gomma. Revisione totale delle sospensioni. Secondo me mancano altre boccole in gomma. Volete vedere che questo è il problema? Ci giochiamo, non lo so, una parte dello stipendio? Giochiamo una parte dello stipendio di questo lavoro? Allora, vediamo, boccole in gomma, secondo me, eh? Ma al solito le boccole in gomma sono traditrici. Sono traditrici le boccole in gomma. Però mi pare che da queste parti le boccole in gomma sono a posto. Il filtro del carburante mi pare buono. Va bene, allora fai una cosa, torniamo da quest'altra parte. Vediamo, Qui? Minchia, ragazzi, sarà difficile questa oggi, ragazzi. Questa sarà difficile oggi. Attenzione, questa qua? Questa parte incazzata qui? Volete vedere che troviamo qualcosa anche nella scatola del cambio? Ma per forza mi devi fare cambiare la scatola del cambio? Bizzarro che non sei altro. Io qui non vedo niente. Qui non vedo niente. Boccole in gomma, questa mi sembrano abbastanza buone. Non ci vedo nulla di anomalo. Non mi sembrano in condizioni pietose queste boccole in gomma. Ma neanche qui. Però ci manca sempre il famoso pezzo del motore, ragazzi, E questo è da capire dove andarlo a trovare, sto famoso pezzo. Perché abbiamo smontato tutto. Ho smontato tutto, vediamo, Rimettiamolo un attimino giù. Voglio vederci chiaro. Voglio vederci un pochettino più chiaro. Che qui dentro cos'altro abbiamo da smontare che non... Cioè, cos'altro ci sarebbe? Io credo che qua abbiamo smontato tutto il necessario di questa macchina. Cioè, non c'è più niente. Secondo me è qualcosa che viene dal... Ah, ecco qua. Intanto è il cuscinetto dell'ammortizzatore. E questo... Allora, questo è un pezzo che abbiamo... Mi sta stando mancante. Ok, infatti, guarda. Allora, intanto, vabbè, motori non si trovano ancora i pezzi. Mancano tre pezzi. Pezzo non trovato, sospensioni fatto, estremità e poi... manca ancora un pezzo. Vogliamo smontare la scatola del cambio e vedere cosa ci troviamo dentro. Ci troviamo degli spaventapasseri, cose strane. Dobbiamo vedere. Tanto fatto 30, fai 31. Sotto il ponte, tutto sotto il ponte, porca miseria. Tutto dal ponte. Oh, raga, gli abbiamo tolto tutto a sta macchina. Non riesco a capire cos'altro... possa mancarle. È un mistero. Per esempio, attenzione perché ho visto una cosina simpatica. Eccola qui, una cosina simpatica. Ecco qua, l'ho beccato. Una l'ho beccata. Aspetta, vediamo. Dimmi che mancavi solamente... No, qua ancora manca sempre un pezzo. Qui ne mancano adesso due, non più tre. Okay. Quindi se mancano sempre due. Vabbè, uno già l'ho beccato. Ci sono altre cose arrugginite da queste parti?
No, no, questi stanno a posto. Coperchio dell'asta? No, questi mi pare che stanno a posto. Questi ragazzi sembrano a posto. Non vedo problematiche. Secondo me il discorso è una scatola del cane. A sto punto, fatto 30, fai 31, li togli tutti. A meno che, ripeto, ragazzi, non è qualche boccola del Kaiser che ci sta creando tutto sto problema. Oh, ormai abbiamo fatto. Una volta che ci siamo, smontiamo tutto. Smonta tutto. E qui cosa ti serve per smontare? Motorino d'avviamento. Raga, è andata questa macchina. Cioè, non c'ho più che cosa smontargli. Qui solamente, ecco, vediamo. Qui solamente per rimontarla ci vorranno 100 anni. Vedo qualcosa. Qualcosa di originito c'è. Uscita dalla prigione non è. Piastra, no, non c'è niente di arrugginito, ragazzi. Avevo visto male. No, ma non c'è proprio niente. Guarda qui, è tutto a posto. La macchina è sotto questo punto di vista è meravigliosa. Sto rimanendo, ecco, pistone con biella 18%. Forse era questo. Però è uno, ne mancano tre. Un pezzo, ragazzi. C'è tutto questo per un cazzo di pezzo. Dov'è? Cioè, guardate qui, è finito. E non c'è più niente. Vedi, il motore è sparito. È sparito. Ora, tu mi devi spiegare. Se il problema è un problema al motore, questo pezzo qui, ando cazzo sta? Può essere che filtro dell'aria, ragazzi. È rimasto solo questo. Può essere, me lo auguro che sia filtro dell'aria, ragazzi. Me lo auguro, perché è veramente rimasto solo questo. 1, 2, 3. Era il filtro dell'aria. Ma baffanculo, va. E guarda qua, 9%. Valvola farfalla, ok, filtro dell'aria. Però, ok. Ma manca sempre un pezzo, ragazzi. Il motore fa un rumore strano. La base del filtro dell'aria. Ok, l'abbiamo trovato, ragazzi. Ma vai, andate a far un bagno, va. Va bene, allora facciamo una cosa. Io faccio un attimo la spesa e ci rivediamo al momento del montaggio. Uscinetto dell'ammortizzatore anteriore. Poi, mi servono due boccole in gomma. Due boccole in gomma. Gomma piccola, gomma piuma. Me ne serve un'altra, gomma. Ok. Poi... stato alla vettura, sospensioni, cuscinetto ammortizzatore, due boccole in gomma, altri compiti, cambio a liquido vetri. Mi pare che ci siamo, signori. Possiamo andare al montaggio. Quindi passa al montaggio. Vai, blocco motore. Poi, signori, subito andiamo con le cose pratiche, dai. Tutto quello che ci viene qui da poter montare lo montiamo. Questo va sotto, va bene. Poi da qua sopra cosa possiamo mettere? Montaggio, qui, filtro, base del filtro dell'aria, chiudi tutto, coperchio, ok, mettigli i vari infissi, uno, vai, due, vai, le cose poi le facciamo un po' così ad gazzum, tre, vai, e poi quattro, vai, questo è fatto, poi, ok. Poi cos'altro possiamo fare? Radiatore A. Ok. Poi cos'altro possiamo fare? Alloggiamento della ventola. Tac, tac, tac. Qui. Questo tutto da sotto. Qui lo possiamo già fare. Boccola in gomma 100%. Ok. C'è qualcosa che possiamo fare da qui? Vediamo. Per esempio, filtro dell'aria. Filtro del carburante. Per esempio. Qui possiamo fare qualcosa? Qui possiamo fare qualcosa da qua? No, dobbiamo scendere per forza sotto. Vabbè, apriamo, alziamo la macchina. E ci siamo, ci dovremmo essere, ragazzi. Ci dovremmo essere. Aspetta un attimo, vai qui. No, però vai in funzione modalità attaccamento e sbloccamento. Allora, uno va qua. Questa va bene così.
questa è la cremagliera, ok. Questo è l'albero a gomiti, ok. Poi mi pare che c'era l'ammortizzatore, ok, 59%. Vuol dire che se la colla. Poi cos'altro abbiamo da queste parti? Cos'altro abbiamo? Sempre in modalità qua, ma c'è, no, qua dal vano motore, qui sotto. Qui sotto sì, possiamo attaccare il supporto al cuscinetto, un 100%. Ok, qui quest'altro, bene così, 71%. Ok. E qualcos'altro qui, il volano, ok, e poi ci attacchiamo a tutto il resto. Qui mi pare che mancano ancora dei supporti, secondo me, perché poi sto stronzone qua alla fine ci dice: bello, non hai messo questi supportini, mancano i supporti. Qua non manca più niente, vero? Che poi mi fai ritornare, vero? E poi, ecco, aspetta, state fermo, ok, manca il disco della frizione. Attacchiamo qua la piastra, tutto, ok, e ok, c'è altro qui, cuscinetto, bene così, verrà bella sta macchina, 86%, attacca, ok, e qua ci siamo, l'albero di trasmissione, che già comunque sia, era all'85%, però lo dobbiamo fare anche da dietro, quindi cambia, girati, eccolo qua. Ok, c'è altro qua, sì, marmitta catalitica al 79%, e qua mi pare che abbiamo fatto tutto. Qua ti posso mettere anche il ammortizzatore posteriore, così sei felice. Se sei felice tu lo sai, batti le mani. Poi qui possiamo anche uscire. C'è qualcos'altro che dobbiamo montare da qua? Basta semplicemente abbassarlo un attimino. C'è magari qualche boccola, qualche cosa in particolare. Manca qualcosa. Parlate ora. Parla ora macchina. No? Qui c'è qualcosa. Abbiamo smontato boccole. No? Siamo sicuri? A posto. Ok, abbassiamo. Vediamo un attimino di finire il lavoro del motore, perché a quanto pare l'abbiamo smontato tutto questo motore. Ok, allora, biella, pistone con biella, 100%, a posto così. Pistone con biella, altro 100%, va bene così. Ne ha solamente 4 pistoni questa macchina? Strano. 86, 82, poi qua. No, dovrebbe averne poi un altro dall'altra parte. No, che sono 6. Ok, ne stiamo saltando uno, che è questo qua. Alright. A posto, adesso posso metterti questo bel pezzo, così. Non mi chiedere di lavarti la macchina, perché ti mando immediatamente a Cagliari. Cioè, dopo 3 ore e mezza di lavoro che mi hai fatto fare, un lavoro infinito questo, ragazzi. Un bilanciere, ok, una bella candelina, un'altra bella candelina, e poi un'altra bella candelina qui. Spegniamo tante belle candeline. Un altro albero a camme. Ora ci saranno tutti i vari, come cavolo si chiamano. Quelli là, avete capito? Ok, è un bel lavoretto, eh? Niente male, direi, come lavoretto. Ok, caldatore di scarico. Mi piacerebbe sapere se nella realtà questi pezzi vanno veramente tutti messi così, cioè nel senso vengono tutti a blocco, vabbè, come quello che abbiamo visto poc'anzi. Potrebbe. Attenzione a non dimenticarci questi qui negli angoli, che sono infini proprio. Ok, questa è una bella testata, te la chiudiamo. Questa è la parte più fastidiosa, ve lo giuro, quando devi smontare queste 4 cose qua, per ognuno di sti cosi, di sti alberi a camme, che sono una rottura di palle fastidiosissima proprio, fastidiosissima. Come anche poi andare a cercare le boccole in gomma, che sono sempre nascoste, non si riesce a capire bene quali sono quelle che funzionano, quali no.
Sono proprio infime queste cose da trovare, ragazzi. Poi ormai ora, a quanto pare, questo simulatore sembra essersi messo in testa che noi i pezzi li dobbiamo trovare smontando tutto. Cioè, non ce li dà come base sua, va. Ci dice pezzo non trovato, ci fa a discrezione. Ok, qua. Questo ci siamo. Ok, ormai qua è fatta. Beh, ragazzi, avete visto praticamente da zero un motore di una Nissan Svenipsis Zero. Quello là. E quindi va. Canale di iniezione, questo è 100. Questo è 100 pure perché ne ho presi due. Mettiamo anche il collettore d'aspirazione. Questa Mismo. Ok. La valvola farfalla V6. Allora ne voleva due. Io mi sa che forse una l'avevo già comprata, forse. Vabbè, ne ho fatto doppio acquisto, probabilmente. Mi sto mettendo un'altra valvola farfalla buona. Esatto. Infatti ne ho una al 77%. Vabbè, me la tengo. Mi tengo quella al 77%. Gli facciamo così due valvole a farfalla nuova. Anche se non ce l'ha chiesto. Facciamo il bonus. Così, regalo. Regalo dell'azienda. Il Carter al 68% di questa V6. Molto bello. Ok, dall'altra parte c'è un lavorone da fare adesso qui. Quindi sistemiamoci bellini bellini. Guardate che bellissima questa cosa. Ok, abbassiamoci un attimino perché qua, come vedete, c'è tanta tanta roba. 86, 100%, pompa dell'acqua. Ora ci saranno tutti, come si chiamano qua, i mozzi, le cinghie. Infatti qua, pompa del servosterzo, questa è 100%, che faceva schifo quella di prima. E poi ci sono le cinghie. Catena di distribuzione. Catena di distribuzione. Questo 68% se la collava così. L'alternatore che l'abbiamo preso nuovo. Ok. Un'altra bella cinghietta di tutto rispetto. Ok. La guida della distribuzione non gli serviva. Ok. Guida dalla distribuzione B, questa all'82%, andava bene. E poi c'è il Carter da inserire. Madonna mia, ma voi vi rendete conto di che cosa abbiamo fatto? C'è qua un'ora di video esce praticamente. Devo vedere, devo fare di tutto per doverlo necessariamente purtroppo tagliuzzare. Ed è un peccato perché è stato, diciamo, faticoso ma bello. Ve l'ho detto, questi sono giochi che si prestano molto meglio in live, però ancora questo canale non è purtroppo pronto per fare le live, è troppo piccolino. Ancora siamo troppo piccini. Troppo piccini per fare le live. 80%. Sali, 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 vanno. Ok, ora sono tutti i rulli conduttori. Rullo. Rullo. Un altro rulletto. E qua ci siamo. Un altro bel rulletto. E qua ci siamo. Ora ti voglio quando mi dirà. Ma manca questo pezzo ancora da montare. Gli spacco la faccia proprio. Tendicinghia. Ormai io sto familiarizzando anche con i pezzi. Ma mi ricordo più o meno anche come si chiamano. C'è altro da queste parti? A livello di motore? Biela d'accoppiamento interna. E poi c'è la biela d'accoppiamento esterna. Ok, mi pare che da questa parte poi c'era da montare. No, ma che cazzo stai a fare? No! Qua c'era da montare qualcos'altro. Vediamo, ecco sì. Estremitante il rollio. Una e una, due. Ok. Da queste parti?
No? C'è qualche boccola che manca? Allora, qui a livello di motore ci siamo. Qui manca l'intercooler medio, ma questo ora lo andiamo a mettere da sotto. Qui le sospensioni, manca la biella da accoppiamento esterna e il cuscinetto per il mozzo della ruota. Sospensioni qua va bene e cuscinetto dell'ammortizzatore anteriore, ragazzi. Allora, guarda che cosa facciamo. Allora, guarda. Allora, uno. Questo va bene. Due e tre. E basta. E poi vabbè, l'intercooler medio. Allora, fai così. Eccolo qua. Qua intanto c'è una delle cose che dobbiamo andare a sistemare. Montaggio. Non me lo... Ah, ecco perché manca, scusami, la biela da accoppiamento. Ok, questo è fatto. 76%. Ok. Vai a mettere la ruota. C'è, ragazzi, qualcosa che non punta comunque. Perché questa qua, no, noi stiamo montando questa ruota, ma ti dico io che non va bene. Perché ora sicuramente mi dirà che manca. Sicuramente mi dirà che manca l'ammortizzatore. Perché questo qua sopra, guarda, infatti lo vedi? Quindi lo dovrei. Cuscinetto dell'ammortizzatore. Lo dovremmo poi togliere. Va bene, allora fai una cosa alla volta. Qua va bene. Qua va bene. Questo l'abbiamo fatto. Cuscinetto dall'altra parte. Eccolo qua. Ok, va bene. Da questa parte. Scendi giù. Scendi giù. Sì. Cuscinetto del mozzo dalla ruota. Messo. Calotta coprimozzo. Messa. E il cerchione. Vedi, ammortizzatore. Vediamo se... Allora, vediamo se posso fare qua il discorso dell'ammortizzatore. Il tiramolle. Allora, smonta pezzi. Sì. Ok. Poi che facciamo? Rimuovi i pezzi. Ok. Monta i pezzi. Uno, due e una, tre. Ah, ora ho capito. Ora ci siamo. Ok. Rimuovi i pezzi. Andiamola a rimettere. Ti pare scemo? È esperto. È molto furbo questo giochino. Arrivato a un certo punto e dice: bello, e vuoi fare le cose? Ti servono gli attrezzi? Usali, cazzo. Se no, che ci stiamo a fa? Ok. Abbiamo. No, dobbiamo montare. Sì, mi pare che c'è un pezzo qui che manca. No, non manca niente. Qua è tutto a posto. Ok, cosa. Cosa ti devo montare qui ancora? Scusami. Ah sì, l'avevo visto. Ok. Montaggio. Ok. L'estremità barri anti-rollio. Ok. Copertone. Tappo dell'olio, vai. Che signore ce la mandi buona. Abbiamo speso praticamente 10.000 pippi, ragazzi. Quanti avevamo? 20.000 e qualcosa? 16.000 pippi abbiamo speso. E ragazzi, abbiamo finito, ma alla fine quando abbiamo guadagnato, praticamente una minuzzaia. C'è tutto sto discorso per 3.000 pippi. Abbiamo 3 punti abilità disponibili. Io direi, vediamo questo qua cos'è, abilità di riparare pezzi del gruppo 3. Velocità di avvitamento al 25%. E quanti punti? No, 3 punti, quindi praticamente non potremmo fare in poche parole nulla. Vialetto del parcheggio scontato, riduce il tempo. No, io direi abilità di riparare i pezzi del gruppo 3. Istantaneo, direi di fare questo. Trattieni. E ce li siamo giocati così questi 3 punti. Va bene, ragazzi, non andiamo oltre. Direi che va bene così per la puntata di oggi. È stata molto, ma molto intensa. Ci sarà un bel lavoro da fare per accorciare un pochettino i tempi. Spero di non distruggerlo questo video perché è durato molto. Pollicione in su, ragazzi, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.